Mia family, bonjour, good morning. Allora, siamo appena tornati da Amsterdam dal Kmar ieri e sono ancora abbastanza, come potete vedere, abbastanza provata dal viaggio e tutto quanto. Qui c'è Catastellina che vuole salutarvi. Buongiorno, bellissima gattina, stai perdendo tutto il pelo invernale, quindi bisogna spazzolarla tantissimissimo. Occhioni verdi, mia stellina. E poi da qualche parte, tra tutto il casino, perché oggi ragazzi inizieremo, continueremo anche a preparare scatoloni e, perché sto facendo i lavori nel mio appartamento in modo da poterci tornare prima possibile. Devo sistemare il parquet che purtroppo mi è stato rovinato dal ragazzo che ci abitava e in diversi punti e poi devo, vabbè, ritinteggiare tutto, insomma, quello normale per che i muri siano di nuovo belli bianchi, perché il ragazzo che ci abitava prima appunto entrava e usciva con una bicicletta costantemente, quindi praticamente tutto il corridoio è pieno di macchie nere della bicicletta. E questo è quanto praticamente. Poi ovviamente devo fare il trasloco, che anche lì un pochino ci vorrà. Sì, io sono ancora in pigiama, veramente molto easy, molto chill out. Come potete vedere, il rosa nei capelli se n'è andato via completamente. Non so se rifarlo oppure no, ci sto pensando. Comunque, oggi sì, oggi continueremo con gli scatoloni. Volevo solo trovare il gatto Denver, così vi salutava, ma non so se ce la farò a trovarlo, gatto Denver. Tu Denver? Ah, sei ancora là? Che cos'è che hai visto tu lì? Ah, c'è un piccione. Gatto Denver? Mamma mia, quanto sei ridicolo. Che cosa c'è? Non vedo niente, gatto Denver. Ma vabbè, ok, non ha importanza. Aspetta. Ti sposto la tenda così guardi meglio. Bravo, bravo gatto Demo, bravo, difendici, difendici da tutti quei piccioni cattivi. Che bravo lui, che bravo. Il suo istinto da cacciatore è uscito per la prima volta dopo tipo 8 anni. Bravo gatto Demo. Io non vedo niente, gatto Demo. Vabbè, l'importante è che tu sia contento. Comunque, mi è arrivato anche un pacchetto oggi e voglio aprirlo con voi perché secondo me è il pacchetto di Givenchy. Sì, avevo ragione ed è effettivamente da Givenchy. Che cosa c'è? L'Inter di Grazie al Cielo Edition Couture. Wow. Vabbè, ragazzi, questo come sapete perché ne parlo sempre, ma è diventato uno dei miei profumi preferiti in assoluto. È buonissimo l'Inter di. È molto particolare, non assomiglia a nessun altro profumo, non lo so. Io, cioè, sono innamorata. Infatti, quello che avevo l'ho ben che finito da tempo. E poi vediamo che cosa c'è in questa busta, ta-ta-ran, ta-ta-ra-tra. Apriamolo assieme. Wow, un sacco di nuovi prodotti. Allora, che cosa c'è qui? Hydra Sparkling Moisturizing Masks. Wow, sono delle maschere per il viso idratanti. Poi c'è l'Intemporel Blossom. Non ha fuoco, ok, adesso credo si veda, ed è un antifatica beautifying cream in misto, ok, uno spray antifatica, interessante, molto interessante. Poi abbiamo un sacco di prodottini, mamma mia, non ci posso credere. Allora, vediamo che cosa c'è qui all'interno di questa busta. Poi ci sono due eyeliner delle stesse colorazioni dei nostri gloss, arancio e azzurro. Poi c'è questo bellissimo, bellissimo smalto, anche questo arancio da abbinare agli altri prodotti di questo colore. E poi ci sono due Healthy Glow Powder, che sono delle polveri per fissare il trucco per andare ad illuminare la base. E una, ah, sono in realtà due, ma è lo stesso prodotto in due colorazioni diverse. Questa è la colorazione un pochino più scura ed è la 4.5 Natural Beige. Eccola qua. Oh no, Natural Doré. E poi c'è quella invece che è un pelino più chiara, anzi abbastanza più chiara, ed è la 2.5 Naturel Rosé. Ma non è finita, ma non è finita, perché ci sono altri prodottini all'interno che andremo a scoprire insieme.
Vabbè, di là c'è Gatto Denver che piange, non fate caso ovviamente a tutto questo casino ragazzi, perché appunto è il trasloco che è in corso. Comunque, a parte Gatto Denver che non si sa perché adesso piange l'altra parte della casa, queste sono le cosine che erano ancora nella borsa. Allora, inizio dai due fondotinta, sono molto molto contenta che mi siano arrivati questi, ed è il nuovo Tint Couture Everwear che ha fattore di protezione 20 e dovrebbe durare 24 ore, quindi devo assolutamente testarlo. E mi è arrivato in due tonalità, una è la Y105, l'altra è leggermente più scura della Y110. Comunque a vederli i colori dovrebbero essere, insomma, a posto, dovrebbero essere giusti. Poi ci sono due ombretti in questa curiosa confezione, quindi sono degli ombretti, sono tipo in crema, se riesco a farvelo vedere con una mano, ah, ce la posso fare, voilà, sono tipo degli ombretti in crema con questo applicatore molto particolare, è interessante, devo vedere come sono. Con questi, con gli ombretti in crema in generale, ho sempre paura che mi finiscano nelle pieghette dell'occhio, quindi tendo sempre a magari fissarli comunque con un prodotto in polvere, ma non è detto che ci sia bisogno di farlo proprio con tutti. Ok, devo sentire il click. E poi questi invece sono due rossetti, sempre confezione simile, però sono appunto dei prodotti per le labbra. E poi mi è arrivato anche questo che è il nuovo correttore Tint Couture Everwear Concealer, che è la stessa linea del fondotinta. E ragazzi, se non mi sbaglio, avevo già provato un correttore Givenchy, ma non era liquido, quindi è il primo correttore di questo tipo del brand che proverò, testerò. Sono contenta perché è chiaro, quindi sicuramente andrà bene per me. La colorazione qual è? È la numero 12 in realtà, che non credo significhi che ci sono altre 11 colorazioni più chiare, ma chi lo sa, non si sa mai. Comunque questo è il correttore, packaging come al solito imbattibile, e come al solito regali pazzeschi che mi arrivano dalla mia amica Silvia di Givenchy, perché cioè veramente ogni volta che mi arriva un suo pacchetto io faccio i salti di gioia, e potete capirmi, potete capire perché. Altre cosine che mi sono arrivate ma non vi avevo fatto vedere in realtà sono, e questo pacchetto di Benefit, fighissimo come al solito, Gatto Denver molto interessato, e ci sono i pom pom, uno rosa, uno giallo con tutti questi coriandolini, e all'interno ci sono appunto due palette, una è la Bronze Squad, Cheek Leaders Bronze Squad, e l'altra è la Cheek Leaders Pink Squad. Adesso le apriamo insieme. Gatto Denver, non mangiarti i coriandoli, santo cielo. Perché no? Non ti sembra che ti faccia tanto bene, eh? Ora vediamo la Pink Squad, che secondo me, essendo più rosata, sarà più nelle mie note. Non guardate le unghie, ragazzi, devo rifare il semi permanente, ma sono stata via. E beh, effettivamente sì. Abbiamo la Hoola normale, poi abbiamo Tickle come illuminante, molto molto bello ragazzi, ha una luce fantastica. Poi c'è il Galifornia, anche questo lo uso molto spesso come blush, l'ho in versione singola. Il Dandelion, che è il mio blush preferito di sempre, Dandelion, amo amo amo, l'ho portato anche ad Amsterdam, quindi una settimana ho usato questo, ad Alkmaar in realtà. E poi c'è Dallas, che è un altro bronzer, però con qualche piccolo micro glitter, quindi non dà fastidio, però leggermente si vede se lo mettiamo accanto alla Hoola, vedete che lei è più fredda e più matte, però da provare assolutamente, bellissima palette. Io amo Benefit, lo sapete, e quindi ho creato un kit con loro, un prodotto con loro, quindi assolutamente secondo me promossi tutti i prodotti blush, terra eccetera di Benefit, sono fantastici. E poi volevo farvi vedere anche, mi è arrivato, e poi c'è anche lei, vi sto facendo vedere tutto anche sulle mie stories di Instagram, ma ovviamente se non le avete, eccoli qua anche su YouTube questi prodotti, la Naked Reloaded ragazzi, confezione devo dire super, e molto cioè è in rilievo, è fatta in stoffa, è morbida. Gatto Denver, cosa c'è? Ma sei bellissimo amore mio, io ti amo.
Io ti amo, amore mio. Sì, vuoi strusciarti e dare i baci anche la Naked Reloaded? Grazie, carone. Grazie, amore mio. Era, però, morderla no. E poi, quindi sì, devo dire che il packaging mi piace moltissimo. Molto più exclusive, molto più figo. E all'interno, ragazzi, i colori sono qualcosa di pazzesco, guardate che roba. Notare il primo e l'ultimo che sono leggermente più grandi rispetto agli altri. Proprio, no, anche questo. No, i primi due e gli ultimi due sono un pochino più ampi rispetto agli altri, forse perché appunto i nude sono quelli che di solito si finiscono per primi nelle palette, quindi hanno fatto molto molto bene, hanno ascoltato le nostre richieste. Stupendo mix di shimmer e opachi tra i colori, colorazioni anche queste, veramente veramente top. E poi vicino mi è arrivata anche la l'eyeshadow primer portion, insomma il primer preferito di tutti i tempi. Questa è l'original, è il primer preferito di tutti i tempi che uso, come ben sapete, da secoli, secoli, secoli. E quindi sì, sono super super contenta, quindi grazie Urban Decay. Adesso direi che è arrivata l'ora di impacchettare la roba. Inizierò con questi libri e soprammobili, stessa cosa di là, e svuoteremo anche i tre armadietti che sono strapieni di roba. Gattastellina, mi dai una mano? Sì, ad entrare nello scatolone. Se avete visto l'unica azione sportiva di Gattastellina nella sua vita. Entrare nello scatolone, sono la sua cosa preferita. Ma Gattastellina, come faccio io adesso a metterci dentro i libri? Come faccio? Miau. Parte la musica dei Green Day in sottofondo, perdonatemi, ma sto trovando libri molto molto interessanti. Questo ad esempio, se non sbaglio, era un regalo di Demelza, infatti c'è scritto in olandese, ma dovrei davvero iniziare a provarle queste ricette, perché guardate che carine sono i cake pops e tutte queste cosine. Gatto Denver. Spesso mi chiedete info sui libri riguardo la legge dell'attrazione eccetera, e vabbè, questo è un piccolo manuale in realtà di Stuart Wilde che io consiglio davvero, lo leggete tutto d'un fiato, è scritto anche in grande, quindi veramente in un'ora e mezza tipo lo finite, ed è le leggi dell'abbondanza, molto molto chiaro quello che spiega in questo libro. E poi c'è la legge dell'attrazione, chiediti sarà dato, che è un po' quello che dice The Secret, anche questo ve lo consiglio. Adesso vedo se riesco a trovare anche gli altri che volevo consigliarvi e ve li faccio vedere, forse sono là. Questo non tratta della legge dell'attrazione, ma parla un po' di più appunto delle percezioni umane, si chiama Il sesto senso, anche questo di Stuart Wilde, e ve lo consiglio. Questo con la legge dell'attrazione poco c'entra, anche se in realtà se si sa come leggerlo qualcosina c'è anche nel Piccolo Principe, ma è un libro che io consiglio assolutamente a tutti. Vabbè che è famosissimo, ma se non l'avete letto, ragazzi, fatelo, fatelo, perché Il Piccolo Principe è unico, anche se sembra un libro da bambini, in realtà non è proprio un libro da bambini se si riesce a capire il significato di quello che c'è scritto. Comunque scrivetevi se anche voi ci siete affezionati, altrimenti assolutamente leggetevelo. Altro libro che mi sento di consigliarvi è questo, Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Eckhart Tolle lo menziono spesso, quindi guardate sia il suo profilo YouTube che insomma leggete i suoi libri, e questo credo sia stato uno dei primi che ho letto e mi ha aperto un mondo, quindi è difficile da spiegare. Comunque leggetevelo, è un altro libro di Eckhart Tolle che mi è piaciuto anche molto, l'ho letto più di una volta, Un nuovo mondo. E anche questo di Stuart Wilde veramente non è nulla, lo leggete velocissimo, come far accadere quello che vuoi, ragazzi, se appunto volete avvicinarvi non solo a alla legge dell'attrazione ma anche a tutto quello che c'è attorno. Super super consigliati. Ok, è praticamente ora di pranzo, ho perso tutta la mattina a fare scatoloni, ma sono molto molto contenta, molto soddisfatta, perché ho finito praticamente tutto il soggiorno. Questi sono tutti gli scatoloni pieni e già sigillati.
ho svuotato tutta la libreria, quelle invece sono cose di Tomas che lascio qui, quindi le ho messe fuori apposta. Ho svuotato anche, a parte un paio di documenti che mi servono fino all'ultimo, ho svuotato tutte e quante le porte, gli armadietti. Il gattino ovviamente deve essere l'ultima cosa perché i gatti lo usano tantissimo. Comunque, per quanto riguarda il soggiorno, ho quasi praticamente imballato tutto, mi manca solo il ciambellone e la piccola aspirapolvere. Tra l'altro ho svuotato anche un pochino il corridoio, anche di là. Il fatto è che ho bisogno di scatoloni più grandi per poter far stare tipo la Torre Eiffel, i vasi eccetera, perché sono scatoloni abbastanza piccoli. Comunque ho raggruppato anche tutti i quadri in giro per la casa che devo portare via, così sono tutti qui e sono già pronti. Un po' strano vederli vuoti i muri, vero? Nel frattempo mi è arrivato anche un altro pacchetto, però adesso non lo apriremo perché devo sistemarmi, finalmente devo sistemarmi, farmi una doccia e poi devo andare assolutamente alla posta, quindi anzi prima devo andare in copisteria, poi alla posta. Voi venite con me e magari se riesco vado a prendere tipo una pizzetta per fare un pranzo veloce, perché ho mangiato talmente tanto in questi giorni in Olanda che veramente adesso devo stare un pochino, non voglio dire a dieta, ma un pochino limitare i grassi. Quindi beh, insomma, mangio una pizzetta per limitare i grassi, insomma avete capito, non ho fatto colazione oggi, voglio fare una specie di solo acqua, un po' di Coca Zero, ma tanta acqua, e quindi sì, se riesco a trovare una pizzetta di quelle piccole la prendo, altrimenti veramente oggi, cioè, non ho neanche fame, tanto ho ingurgitato in questi giorni in Olanda, ragazzi. Comunque, too much information, e adesso vado veramente a darmi una sistemata perché sono praticamente ancora in pigiama e Gatto Denver continua a gridare, non si sa perché. Questo è il mio outfit per la giornata. Ho questo maglioncino rosa che ho appena preso da Zara, è molto soffice, spero di non avere caldo perché veramente ho, cioè questa è la stagione in cui non si sa come vestirsi, cioè ci sono quelli in maniche corte e poi ci sei tu con il maglione, non sai chi dei due è il cretino. Poi ho questa giacca jeans nera lunga e anche i pantaloni sono neri, ho i jeans, poi ho le scarpe da tennis Balenciaga con i dettagli rosa. Grazie tra l'altro Balenciaga per aver messo il mio numero di piede proprio davanti in modo che tutti possano vedere che ho il piede gigantesco, e la borsa che sto indossando è la boy bag Chanel nera con hardware dorato che indosso spessissimo. Il make up, allora, a parte che i capelli li lavo domani, quindi oggi sono un po' così, un po' nì, ho messo soltanto una forcina per bloccarli da questa parte. Il make up invece, chissà se si vede, forse è meglio così. Ok, per il make up invece ho usato il nuovo fondotinta Givenchy, la, no, forse così mi vedete un po' meglio, la tonalità tra le due, quella un po' più scura, che è comunque molto molto chiara, se non sbaglio la 115. Comunque, questo fondotinta mi sta piacendo, devo dirvi, molto. Non so se riuscite a vederlo meglio così o come, ed ho usato anche il correttore nuovo di Givenchy, accoppiata top, mi stanno piacendo tanto, quindi sono molto molto contenta. Devo però vedere quanto sarà la durata, perché ovviamente ho appena fatto il make up, quindi vedremo questa sera come sarà, anzi vedrete voi, giudicherete voi questa sera. E basta, adesso esco, devo andare appunto in copisteria e alla posta. Come al solito, se volete trovare Nicole da qualche parte a Trieste, puntate verso la posta ed è probabile che mi troviate lì. E appunto nel frattempo prenderò qualcosina al volo da mangiare. Tra l'altro domani sera voglio filmare un mukbang, perché ci sono tante tante cosine di cui devo parlare con voi, tante cosine che devo dirvi. Alcune cose devo... per un paio di cose devo rimproverarvi, ma sempre con amore, e invece ci sono un sacco di cose che voglio discutere e parlare con voi, quindi domani assolutamente, ragazzi, mega mega mukbang. E niente, adesso esco. Eccola la pizzetta trovata, e questo sarà il mio pranzetto, gnam 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 gnam. Ok, sono stata in copisteria e adesso la riconoscete la location? La riconoscete? Sì! Sono alla posta, ragazzi. C'è il 525 e io ho il 528, quindi non ci sarà tantissimo da aspettare.
tra l'altro grazie a voi ho scoperto che si può prenotare il biglietto. Stavolta non l'ho fatto perché ero qui vicino e mi dava la prima prenotazione possibile tra mezz'ora, quindi una tra un'ora, quindi non aveva senso, però ho già utilizzato questa funzione, me l'avete fatta scoprire voi, quindi vi ringrazio tanto perché mi è stato super utile. Ok ragazzi, mi sono portata avanti, molto avanti con i lavori, direi, spero che si noti della montagna di roba che ho raccolto, ho svuotato in realtà, perché voi l'ultima volta che ho filmato visto che ero alla posta, poi sono tornata a casa e mi sono praticamente lanciata nel scatolonaggio, abbiamo coniato un nuovo termine, e mi ho svuotato tutto il soggiorno, tutta la sera da pranzo, perché ho svuotato, vi faccio vedere. Ho svuotato tutto l'armadio lì e poi anche un paio di cassetti della cucina e le tovaglie che avevo su questo tavolo e tutto quanto. I vasi li ho già spostati, i gatti sono un po' così, specialmente gatto da me perché non sa che cosa sta succedendo. Gatta Stellina non è che gliene freghi tanto, stavo spaparanzata lei. Però sono molto molto contenta perché veramente mi sono portata avanti tanto 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 tanto, devo dire. E quindi sì, sì, qui dietro c'è un'altra, ci sono altre due pile di scatoloni, quindi devo dire che sono contenta. E adesso niente, scendo giù perché mi sta venendo a prendere Eric, finalmente posso dire il suo nome, non è più questo mistero adesso che ho fatto il video, sapete tutto. E quindi sì, stasera starò da lui e sono andata anche a comprare qualcosina per cena. A tra poco. E siamo qui con Gata Beta. Ciao Gata Beta. Ciao. Gata Beta si presta sempre alle coccole sulla pancia. Sembra che abbia tipo le cosce di pollo. Che brava questa gattina, che brava. Dovete sapere che Gatta Beta è a dieta. Che brava. Dov'è Gatto Max? Gatto Max? Eccolo qua, signor Gatto Max. Che cosa hai visto? Che cosa hai visto? Ah, c'è una specie di farfalla notturna. In questo momento non ha tempo per noi perché evidentemente deve cacciare. Ciao Gatto Max, ciao, ti lascio nelle tue faccende notturne. Abbiamo cenato il pollo con le patate arrosto e non ho filmato perché avevo fame e ho mangiato direttamente e, però filmerò il dolcetto, che è la viennetta. E anche qui ne ho già mangiata mezza, quindi ve lo faccio vedere da questa parte. Ta-da. Stiamo guardando la TV e... Sono il letto dei gatti. Il letto dei gatti. Ciao, ciao. Ok ragazzi, momento struccaggio, chissà se sono bene a fuoco, se si vede qualcosa, perché non ho acceso la lucetta qua sopra, ma spero sia comunque decente l'illuminazione. Allora, a parte che volevo farvi vedere bene il fondotinta, sono passate, quante ore sono passate? Allora, circa... sono passate 10 ore da quando l'ho applicato il fondotinta e... Allora, un po' se n'è andato, qui si è formata anche questa tipo, questa rughetta. Un po' se n'è andato, però ragazzi, in realtà ha tenuto molto, molto... Calcolate che sono leggermente, leggermente lucida, ma molto, molto poco. E non ho fatto ritocchi durante la giornata, quindi cioè, il fondotinta così è. Non ho rimesso cipro, non ho fatto nulla, quindi... Sono molto molto soddisfatta, vi devo dire che questo potrebbe essere uno dei miei fondotinta preferiti del periodo, anche come colorazione, perché ragazzi il match è perfetto. Quindi per adesso almeno, ma super super promosso, il nuovo fondotinta Givenchy, di cui non mi ricordo il nome, ma voi lo sapete perché l'ho detto in questo video, ma ormai sono passate tante tante ore, e presto dovrò rifare anche il lash lift.
Nonostante comunque la curvatura delle unghie, nonostante comunque la curvatura delle ciglia stia resistendo molto molto bene, ma comunque presto dovrò farlo perché sono passati tipo quasi 2 mesi dall'ultima volta che l'ho rifatto. Boh, comunque. Allora, adesso mi struccherò, vi faccio vedere quello che ho portato. Che in realtà ho pochissimo struccante, mi sto rendendo conto. Scusatemi per la musichetta in sottofondo, ma il disturbatore, come sapete, deve disturbare. Mi sento un po' osservata, sapete? Comunque, purtroppo mi sto rendendo conto che lo struccante che ho è veramente, veramente poco. Ma speriamo che... Ok, è pochissimo, ma speriamo che basti, ragazzi. Incrociamo le dita. Poi la crema che ho per... Allora, a parte che ho anche il detergente per il viso, che vi faccio vedere, che è questo, ma non c'è all'interno il detergente della Derma. In realtà a me è di Cetaphil e lo uso comunque dopo essermi struccata. E poi le creme che ho sono da viaggio, quindi sono super super piccoline. C'è la It's Potent Eye Cream di Benefit e la crema per il viso di La Mer, che come sapete è il mio brand preferito, metti a fuoco, ok? È il mio brand preferito in assoluto per le creme per il viso, e questa è quella originale, super 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 idratante, è veramente veramente fenomenale, provatela. E basta, adesso direi che è arrivato il momento di struccarmi e poi di andare a nanna, ragazzi, quindi vi mando un bacio grandissimo. Mi dispiace se ieri non ho caricato un video, ma siamo tornati in realtà domenica dall'Olanda e quindi non sono riuscita domenica a filmare, quindi sto filmando oggi che è lunedì, per domani che è martedì, quindi scusatemi l'assenza, ma sono tornata. E domani mi sa appunto che, come vi dicevo prima, filmerò mukbang, perché ho tante cosine da dirvi, ok? Quindi noi ci vediamo domani, bacio, buonanotte, ciao!